e tra l'altro ritorno anche nella mia scuola, nel senso che io ho fatto la martire quando ero bimbo elementare. Sì, finalmente nel segno della normalità, e però anche nel segno di tante cose che stiamo facendo e che si vedranno nei prossimi 2 anni. La martire, ad esempio, nel 23 faremo partire i lavori del secondo semestre per abbattere e rifare completamente la palestra, la casa del custode stessa, che è da molti anni, ovviamente da decenni ormai, non utilizzata. La palestra è assolutamente in uno stato di degrado, va completamente rifatta, e comprese le aree esterne del giardino. Quindi investiamo, sono più di 2 milioni di euro che investiamo su questa scuola, che ne ha bisogno e che da molti anni non vede interventi strutturali. Quindi li abbiamo pianificati, abbiamo ottenuto i soldi e adesso stiamo facendo i progetti per legare i lavori. I Rimigini che iniziano sono 360 bambini. Oggi abbiamo incontrato i bambini della scuola Martiri, adesso faremo un giro per tutte le scuole primarie, abbiamo portato loro i saluti, abbiamo regalato il quaderno e sarà il loro primo quaderno della loro vita, diciamo, scolastica, una sacca per le scarpe. Abbiamo anche regalato una uscita in una fattoria didattica, perché crediamo che sia importante il rapporto con l'esterno, la parte dell'outdoor education, e quindi abbiamo voluto fare questo regalo a questi bambini. Abbiamo visto che l'anno scorso è piaciuto molto anche agli insegnanti, quindi il mio augurio è un buon anno ai bambini, un buon anno alle educatrici, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.